Occupazione Cattedrale Catania. Altro giorno, altra protesta. A quasi 3 mesi da quel 15 dicembre, la situazione è ancora in una fase di stallo. Una situazione che ricalca quella del 2005, sempre nella Cattedrale di Catania, da parte di 39 nuclei familiari. In quell'occasione, Palazzo degli Elefanti li collocò nelle roulotte della Protezione Civile. Oggi, invece, non c'è margine di dialogo. Eppure, ieri come oggi, i portavoce della protesta sono quasi gli stessi. Abbiamo prospettato la possibilità di avere il bonus casa per coloro i quali hanno uno sfratto esecutivo. Abbiamo prospettato loro la possibilità di partecipare ai tirocini formativi che coincidono con 450 euro al mese per 6 mesi e la possibilità di poter essere stabilizzati nelle aziende dove vanno a svolgere questi tirocini formativi. Abbiamo detto loro di venire nei nostri uffici, nei centri dei servizi sociali del comune di Catania per poter fare domanda al REI, il reddito di inclusione. Abbiamo detto loro, perché molti di questi non erano e ancora oggi non risultano essere inseriti in una graduatoria per quanto riguarda gli alloggi popolari, di venire nei nostri uffici e presentare domanda per essere inseriti nella graduatoria. Di tutto questo soltanto 2-3 persone sono venute nei nostri uffici e alcuni addirittura hanno detto di non essere interessati ai tirocini formativi. Ecco, ieri come oggi, cioè nel 2005 e anche oggi, i portavoce dello stesso tipo di protesta, cambiano solo le famiglie, sono sempre gli stessi soggetti. È un caso, pensate che ci sia un disegno ben preciso dietro? A questo punto devo dire che diventa fondato il sospetto, perché si tratta di persone che in particolar modo due soggetti non hanno titolo a manifestare, se così vogliamo, perché hanno una loro casa di abitazione, hanno un lavoro, però sono portavoci di questo movimento. Sono stati diffidati dal questore a rimanere lì in cattedrale, quindi questo già dice abbondantemente che si è in presenza di una possibile strumentalizzazione.